poi facciamo tutto in conferenza, ok? Per essere più asciutti. Vai. Mister, questa di oggi forse è la vittoria più bella, possiamo dire, da quando lei è allenatore del Palermo, e soprattutto forse più importante. No, no, ce ne sono state altre molto belle e ci auguriamo di poterne vivere altre. Così, però è chiaro che nello stesso tempo sapevamo delle difficoltà della partita, nel senso che avevamo due giorni in meno rispetto ai nostri avversari, un avversario che a gennaio si è rinforzato ulteriormente. Giocatori come Rocchi, Pasquato e Vantaggiato davanti sono un pericolo pubblico per tutti. La difesa si è comportata, nonostante queste caratteristiche, bene, ha concesso poco, qualche tiro dalla distanza, e però dobbiamo sbloccare prima le partite, perché abbiamo avuto quattro situazioni importanti all'inizio della gara, siamo partiti forte, non ci siamo riusciti, ed è chiaro che strada facendo qualche spazio agli altri, dovendo andare sempre in superiorità numerica sugli esterni, aprendosi, andando ampiezza magari alla manovra, qualche verticalizzazione poteva farci trovare scoperto. Invece abbiamo retto anche con equilibrio, poi nella seconda parte della gara abbiamo ulteriormente forzato la situazione, potevamo sbloccare la partita, non ci siamo riusciti, per salvataggio sulla linea, parata del portiere, abbiamo inserito ancora qualche ragazzo che potesse darci ulteriore forza e linfa, no? Per a girare queste linee, questa squadra compatta che è venuta qui a quadrata e ben messa per non concederci nulla, e siamo riusciti alla fine a sbloccare la partita, e va bene così comunque. Quindi è il fatto che potevamo sbloccare la partita prima, perché quando sblocchi le partite è chiaro che gli spazi diventano più ampi e puoi andare a lavorare anche con meno pressione psicologica, visto che tu devi sempre andare a fare grande fatica. Però la cosa confortante è stata che, nonostante i due giorni in meno che avevamo sul piano fisico, fino in fondo siamo rimasti sempre, abbiamo spinto, abbiamo corso, abbiamo lottato, siamo andati sempre in superiorità numerica agli inserimenti, sempre senza palla, quindi questo è un dato molto confortante, e in virtù proprio del discorso che facevamo all'inizio, cioè quello che avevamo due giorni in meno, una partita molto dispendiosa con l'Empoli lunedì sera, in notturno, un viaggio, quindi c'è sempre qualche preoccupazione in questo senso. Invece anche sotto questo aspetto siamo andati forte, bene così, guardiamo avanti, non abbiamo fatto nulla, però siamo contenti per i nostri tifosi, per la squadra, i ragazzi che danno sempre grande disponibilità, sia chi parte dall'inizio che chi entra. È quello che chiedo sempre ai miei giocatori, perché solo così possiamo avere una mentalità e uno spirito vincente. La partita l'hanno cambiata però Vasquez e Stevanovic. Beh, ma io non preparo mai una partita, perché nel calcio non c'è mai una partita, in ogni partita ci sono tre o quattro partite, vanno lette, vanno giocate, e nel momento in cui si ritiene opportuno andare a forzare le situazioni in alcune zone dove magari l'avversario può essere un attimino più stanco, dove può essere magari più vulnerabile, io devo fare il mio mestiere e cerco di farlo nel migliore dei modi, andando a dare una mano ai ragazzi. Poi è chiaro, lo spirito con cui entrano diventa fondamentale, ed è quello che chiedo ai miei giocatori, e lo hanno fatto spesso, sempre, e dobbiamo continuare su questa strada, perché non possiamo, lo vediamo, con noi tutti preparano la partita dell'anno, sempre attenti, sempre concentrati, e quindi noi abbiamo sempre da fare uno sforzo maggiore per poter andare a incidere su quelle che sono un po' le partite, ma questo è il nostro destino, lo si sapeva, ma questa grande rincorsa che abbiamo fatto da quando sono qui sta a testimoniare che i ragazzi seguono il lavoro, danno disponibilità, e dobbiamo continuare, testa bassa, pedalare forte, perché la strada ancora è lunga. Andiamo di lì in conferenza per la...